Ci siamo trovati in alcuni momenti del campionato in difficoltà. Siamo stati bravi sempre, nei momenti di difficoltà a venirne fuori con entusiasmo, con la voglia, insomma, di non voler soccombere in tante partite, no? E poi una cosa che non è mancata, secondo me, è il fatto di essercela giocata alla pari con tutte, con quelle che sono le caratteristiche delle nostre giocate, del nostro gioco. Quindi, come hai detto tu, il cammino è un buon cammino, però si sarebbe potuto parlare di un campionato diverso. Sì, hai detto bene, perché veramente sembrava che sull'esce uscita, no, ci sia una piccola maledizione. Oggi, meno male, abbiamo sfatato questo tabù. Siamo riusciti a far gol negli ultimi minuti, però abbiamo creato tantissime occasioni per poter passare in vantaggio prima. E purtroppo non ci si è riusciti, un po' per mancanza di cinismo, un po' per fortuna, però dobbiamo continuare così e sapendo che dobbiamo migliorare. Ma se andiamo a rivedere le ultime partite che ha fatto in casa il Crotone, i migliori in campo sono stati sempre i portieri, a iniziare da Anania del Padova, a finire a Leali, a oggi a Bressan. Vuol dire che questa è una squadra che crea molto, che tira molto in porta verso la porta degli avversari. Quindi vediamo questo dato statistico e notiamo sempre che il portiere è sempre il migliore in campo. Lo è stato portiere del Bari, ma tanti altri portieri. Vuol dire che creiamo tanto. Dobbiamo essere più bravi più cattivi nel concretizzare. Sì, è vero, però non è che sono tantissime le partite che non vinciamo, no? Cioè, io oggi vedevo il Cesena non vince da 9 partite, 10 partite, e il Bari veniva da 2 o 3 sconfitte consecutive. Voglio dire, è un campionato altalenante dove la continuità dei risultati ti può fare la differenza in avanti. Oggi noi volevamo a tutti i costi la vittoria, l'abbiamo cercata dal primo minuto e ringraziando il Signore ci siamo riusciti, però penso che sia ampiamente meritata. Se qualcuno dice il contrario, non mi sembra tanto corretto. È importante che abbiamo mosso la classifica, quello è importante. Poi dà pure morale al gruppo per andare a Castellammare a cercare i punti. Perché prima a Modena abbiamo fatto un primo tempo buono, però abbiamo preso gol. Poi il rigore non dato è un po' complicato, però quando si vince è pure allenamento, si allena meglio, è più tranquillo, si sta bene mentalmente, dai. E che quando ha tirato Gallardo era proprio vicino, si è visto, penso che tutto lo stadio è visto. Però ormai da noi è un bel po' che non fischiano rigori. La squadra nostra, a parte il reparto avanzato, ce l'abbiamo tanti giocatori, possono giocare chiunque. Perché se entra uno, entra l'altro, fa sempre lo stesso o fa pure meglio. Tipo, Ceni stava giocando benissimo, io pensavo che il mister toglieva io, non lui. E mi ha lasciato in campo, è entrato De Giorgio, che è una scelta, è una scelta sua. Però io, per dire la verità, pensavo che uscivo io. Gli ho detto, Ceni sta facendo bene. Penso che a parte il Verona, nessuno in squadra c'è gli esterni che abbiamo noi. C'è Ceni che c'ha un piede che fa paura, c'è Toromino pure, De Giorgio fa segnare sempre. E c'è io pure. Siamo quattro esterni che dobbiamo giocare per due posti. È dure per noi, è dure per mister. Però penso che solo noi, Verona, c'è tanti esterni di qualità così.